Amici, benvenuti in questa nuova video. Benvenuti nella nuova puntata della rubrica Cucina con Ricky. Cosa cuciniamo oggi, Ricky? Oggi faremo un curry vegetariano. Molto bene, illustraci gli ingredienti. Allora, sono ceci. E lasciali giù, ecco, così li vede. Lenticchie, Lenticchie. dado per brodo, Sempre me lo sposti, ma va bene comunque. Poi, latte di cocco, molto bene. paprika, Paprika, dolce. dolce, cipolla, aglio, Sì, questi sono disidratati, secchi. triplo concentrato di pomodoro, Sì. curcuma. No, Curcuma, curcuma, curry curry, perché questo piatto si chiama? vegetariano. Molto bene, procediamo. Allora, per prima cosa bisogna mettere i ceci. I ceci, le lenticchie. Molto bene. E il latte di cocco. Molto bene. E se non si ha il latte di cocco, Chef Ricky? Attimo di panico. Non si fa il curry E invece vegetariano. no, si fa lo stesso con una vaschetta, per esempio, di Philadelphia e un poco di acqua, oppure con dello yogurt greco, ovviamente non zuccherato. Ok. Poi mescoliamo. No, bisogna mettere il dado. Il dado, benissimo. Per i nostri amici vegetariani possono ovviamente mettere un dado non di manzo, cioè ci sono i dadi vegetali che vanno benissimo lo stesso o anche un po' di sale. Noi usiamo quello di manzo perché siamo dei zozzoni. Poi si mette il triplo concentrato di pomodoro. Una bella spremuta. Vai. Ok, poi bisogna. Ok, poi bisogna mettere il curry, Ci aiutiamo con un cucchiaino, il magari. cucchiaino, sì. E quanti ne mettiamo? Uno. Anche due facciamo. Poi dipende da quanto ne metti. Ecco, vediamo un po'. Prova a mettere così. Sì, io metterei ancora uno. Questo non è un curry piccante, Così? quindi sì, possiamo metterne due senza problemi. Poi si mette la curcuma. Un tot a piacere. Sì, magari ecco così dal basso. Bravissimo. Questa serve più che altro ad intensificare il colore giallo. Io ne metterei ancora un po'. Ok, bravissimo. Poi si mette la paprika. Ne possiamo mettere anche, ecco così, direi, un po' di più perché è una paprika dolce. A noi questo piatto non piace piccante, vero? Sì. Vero, Ricky? Sì. Ecco, ci piace Sì. dolce, non Poi piccante. si mette la cipolla. Molto bene. Ok, basterebbe, basta così. La tossetta. Si mette l'aglio. Ok. Basta, basta, basta. Ok. Ci siamo dimenticati di preparare una cosa. Il cumino. Ai ai ai, è colpa della mamma. Vallo a prendere. Eccolo.
Ecco, quindi questo è un ingrediente in più, Ricky, che non abbiamo detto. Sì, ho messo un po'. Ne mettiamo ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ok. Bravissimo. Poi si mescola. Dopodiché si mescola un momentino e poi cosa succede? E poi si andiamo ai fornelli per cucinarlo. E quindi si mette su così, da crudo. Da freddo. No, andiamo sui fornelli, accendiamo i fornelli e lo cuciniamo. Ho capito, ma non c'era bisogno di soffriggere nulla, giusto? No. No, è pronto. E adesso lo cuciniamo. Ricky, siamo ai fornelli. Adesso il curry vegetariano sta quasi vegetariano perché c'è il brodo di manzo, sta cucinando. E quando sarà pronto? Quando tutti gli ingredienti saranno mescolati e la crema sarà densa. Densa. Bravissimo. Ascolta, perché ti stai muovendo tanto? Ecco, hai l'andamento del mescolamento? Sì. Ok, e che cosa stiamo cucinando lì vicino? Cereali misti. Cereali misti? E che cosa sono questi cereali misti? Abbiamo comprato questa magnifica scatola. Questa magnifica scatola, leggi cosa c'è dentro. Ecco. Riso, grano, avena, segale e orzo con quinoa. Con quinoa? È buona questo... Questo misto di cereali ti piace? Non l'ho mai assaggiato. Ma c'è la quinoa, il tuo cereale preferito? No. Bene, allora aspettiamo che sia cotto tutto e poi vedremo l'impiattamento di Ricky. Forse lo farò io. Insomma, abbiamo finito, Ricky. Sì. Bene, aspetta che zoom. Ma sembra molto buono. Tu lo mangerai adesso? Sì. C'è qualcuno che ha già cominciato. Comunque, allora, quanto tempo abbiamo fatto questo piatto? Tipo 30 minuti. E invece no, molto di meno, un quarto d'ora. C'è anche il pubblico non pagante e noi adesso vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Se magari stai fermo, la gente non prende anche mal di mare, cosa devono fare tutti ora? Mettere like e iscriversi al canale. Molto bene, io, quindi spollicionate più che potete. Tu non hai ancora il canale, ma sei ospite in quello della mamma. Sei contento? Seguite Riccardo su Instagram. Molto bene, seguite Riccardo su Instagram, Ricky Boni. E no, seguite... Come no? Boniventor Zero. E seguiamo anche Leonardo. Vidu Glonevicus. Molto il bene. Nostro pubblico. E buon appetito a tutti quanti. Arrivederci.